Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno. Come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Pace di Cristo, Dio vi benedica, un benvenuto e una benvenuta a tutti coloro che stanno ascoltando questo programma per i giovani. Un saluto dal ministro Bracuto Alessandro, incaricato della Opera Horeb di Milano. È veramente per me un piacere questa sera essere con voi, condividendo questa parola, questo pensiero, ciò che il Signore ha messo nel mio cuore per tutti quanti voi giovani. Amen. Che bel cantico per cominciare questa trasmissione, questa puntata. Hablame, parlami, parlami Signore in questa sera, parlami la tua parola, parlami ciò che tu vuoi veramente che io faccia, parlami per la mia guida, parlami affinché io possa veramente rimanere nel tuo cammino, parlami Signore affinché possa veramente conoscere le cose che tu hai preparato per me. Caro giovane, Dio ti benedica, benvenuto a questa puntata per i giovani e prego al Signore che sia una puntata di edificazione, di esortazione, di incoraggiamento. E voglio cominciare prima di tutto ringraziando i giovani di Milano, la sorella Abigail, la sorella Jasmine, per il lavoro che fanno nella opera del Signore, incoraggiandoli a continuare a perseverare in questi momenti difficili, in questa società difficile, e in questi tempi dove i giovani veramente sono attaccati da ogni fronte, soprattutto dal fronte sociale, mediatico e da tutto quello che gira intorno a noi, incoraggiando quindi questi giovani a perseverare nelle vie del Signore, perché il Signore ha preparato per tutti quanti voi una bella casa là nel cielo. Quindi perché perdere tempo, perché lasciarsi e trasportare da queste veramente cose che accadono giornalmente, che avranno fine e non avranno un bel fine. Un saluto a tutti i giovani che stanno ascoltando, anche alla Chiesa di Torino e per tutta la Chiesa d'Italia e del mondo che ascolteranno questa trasmissione. E possiamo cominciare in questo momento ringraziando il nostro Signore Gesù Cristo per questo giorno, per questa opportunità, e prego che anche tu, da dove tu sei, come tu ti senti libero, se vuoi alzarti, se vuoi stare seduto, se vuoi chiudere gli occhi, alzare le tue mani, ma pregare con un cuore sincero al Signore affinché possa veramente aprire il tuo cuore, il tuo intendimento, il tuo udito per ricevere una parola da parte sua. Amen. Signore, io ti ringrazio una volta in più per questa opportunità di condividere la tua parola con i giovani in questo momento. Signore, possa tu veramente liberare prima di tutto la mia mente, Signore, da ciò che in questo giorno può aver contaminato i miei pensieri, Signore, il mio cuore, Signore. Ma aiuta ogni giovane che sta ascoltando a liberare la sua mente, Signore, che possa veramente essere infuocato nella tua parola, attento ad ogni parola, attento ad ogni lettura, affinché possa veramente ricevere, Signore, un cibo per questo momento, per aiutarlo nei giorni che verranno, se ci sarà concesso, Signore. Signore, grazie prima di tutto per aver messo questa parola nel mio cuore. Grazie, Signore, per avermi permesso di essere qui, Signore Santo, a condividere la Tua parola, Signore. Ora ti prego, Signore, con la guida del Tuo Spirito Santo, continua Tu a lavorare in noi, Signore Santo. E ti chiedo ancora una volta che chi è all'ascolto e che ascolterà possa veramente essere edificato, possa veramente
alleluia, a comprendere un qualcosa in più, possa veramente essere aiutato da te, forse, Signore, ad uscire in una situazione difficile di questo tempo, Signore Santo. Te lo chiedo tutto nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen e amen. Carissimo giovane, Dio ti benedica. Un saluto nuovamente per chi si è appena collegato dal ministro Bracuto Alessandro, incaricato della Opera Rev di Milano. È per me una gioia parlare ai giovani, è un'età veramente delicata, ma anche un'età importante. A me il giovane è veramente parte, amen, della successione apostolica che seguirà. Amen, dopo coloro che in questo momento stanno già servendo, che possono essere i nostri padri, che possono essere forse dei nostri amici, ma voi giovani siete una successione apostolica e insieme, amen, siamo la Chiesa di Cristo, la futura sposa che Lui chiamerà a queste bellissime nozze, amen, e che tutti noi credo che vogliamo partecipare. Quindi, carissimo giovane, voglio cominciare con la lettura di una scrittura che si trova in Deuteronomio capitolo 10, leggeremo il verso 12 e il verso 13. La lettura che farò quest'oggi è usando una Bibbia, la Nuova Diodati, ma tu puoi leggerla in qualsiasi altra traduzione, se possiamo dire così. Ed è sempre bello poter consultare diverse traduzioni per capire anche meglio la scrittura. Amen. Quindi Deuteronomio capitolo 12, capitolo 10, scusate, il verso, leggeremo il verso 12 e il verso 13. Amen. Dice la parola del Signore: E ora, o Israele, che cosa richiede da te l'Eterno, il tuo Dio, se non di temere l'Eterno, il tuo Dio, di camminare in tutte le sue vie, di amarlo e di servire l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, e di osservare per il tuo bene i comandamenti dell'Eterno e i suoi statuti che ognuno ti comandò. Fratelli, che bei versi per cominciare questo studio. Temere l'Eterno, camminare nelle sue vie, servirlo. E dice con tutto il cuore, con tutta la tua anima. Il problema veramente di questi ultimi tempi è l'aumento dell'immoralità, l'aumento di tutto quello che è il peccato sempre di più, e veramente chi ne è più soggetto ad essere veramente colpito o tentato è il giovane. In questa società dove i giovani hanno già la conoscenza di tante cose che non dovrebbero conoscere. Il giovane è veramente uno strumento potente nelle mani di Dio, ma anche veramente un bersaglio molto grande, ben visibile, facilmente colpibile, dal nostro nemico Satana. Quindi il Signore dice per il tuo bene, menziona, dice temi il tuo Dio, cammina nelle sue vie, amalo e servilo. Ma menziona con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. Vuol dire che ogni giorno devi de dedicare tutto il tuo cuore al Signore, tutta la tua anima devi dedicarla al Signore, a servirlo, amarlo, a camminare nelle sue vie. E dice a osservare i suoi comandamenti per il tuo bene. Io credo che ognuno di voi che all'ascolto vuole arrivare alla vita eterna. E per arrivare alla vita eterna non possiamo fare ciò che vogliamo durante il giorno e sperare che il giorno che il Signore ritornerà ci avvisi. Il Signore non ci avviserà, il Signore arriverà in un momento improvviso quando forse meno ce l'aspettiamo. Siamo veramente pronti ogni giorno? Siamo in una condizione di essere pronti? In che modo possiamo essere pronti? Amen. E temendolo, camminando per le sue vie, amandolo e servendolo. Questo è tutto ciò che chiede il Signore da ognuno di noi, ma soprattutto da voi giovani. Quindi, con questa scrittura, amen, vorrei con l'aiuto del Signore entrare in un tema, in una parola che veramente ha toccato il mio cuore, che è la parola prudenza. Bisogna essere molto prudenti con tutto ciò che accade intorno a noi ogni giorno. E la prudenza è importante per poter osservare ciò che il Signore vuole da voi giovani.
E la prudenza è importante per camminare nelle sue vie, per amarlo, per servirlo. La prudenza è molto importante. E la parola prudenza, la definizione, usando un dizionario che tutti quanti voi potete trovare, è veramente un atteggiamento contrassegnato da saggezza e previdenza, atto a fornire una garanzia contro l'eventualità di pericoli e danni. Quindi la prudenza ti aiuta. Amen. Quando si presentano pericoli nella tua vita, quando qualcuno può causare danni nella tua vita, soprattutto il giovane, ci sono tanti giovani purtroppo che forse non hanno tutti e due i genitori, o forse hanno solo papà e mamma, o solo papà o solo mamma, o giovani che, ripeto, non hanno tutti e due per cause naturali, perché i genitori sono mancati, o perché i genitori hanno avuto un problema di divorzio, sono separati, possono causare danni in un giovane. E il danno si presenta con la crescita, quando il giovane incomincia a capire, quando il giovane si confronta con altre persone, quando il giovane si confronta con i propri coetanei, quindi si incomincia a capire e veramente torna anche alla memoria situazioni passate. Ma se tu sei prudente nel camminare nelle vie del Signore, di amarlo, di servirlo con tutto il tuo cuore, con tutta la nuova anima, di ubbidire ai suoi comandamenti, sarà il Signore che si prenderà cura di questi danni, di questi pericoli che possono veramente portarti a lasciare un cammino. E la parola di Dio ci esorta anche, come giovani, come figli, di rispettare papà e mamma. E se papà e mamma non sono un buon esempio perché non sono cristiani, rispetta papà e mamma, ma tu hai la grande opportunità, amen, di insegnare la sana dottrina, un cammino perfetto del nostro Signore Gesù Cristo anche a loro che non lo conoscono. Ciò non vuol dire che non devi ubbidirli, ciò non vuol dire che non devi essere sottomesso, però con la saggezza di Dio e Dio con la prudenza di Dio ti aiuta a essere ubbidienti, ma non a cadere in una tentazione, in un pericolo che può portare un danno alla tua vita, che è perdere il cammino. Ma Dio ti può usare per essere un esempio nella tua famiglia, al papà e mamma che non sono convertiti, o solo papà o solo mamma. Amen. Quindi la prudenza è molto importante, perché la parola prudenza è anche una virtù, è una capacità di discernere, amen, ciò che è giusto e ciò che non è giusto, ciò che è buono e ciò che non è buono. La prudenza aiuta a te, giovane, in questo momento difficile, il discernimento di cosa fare, cosa non fare, al discernimento di come poter servire meglio a Dio, al discernimento di come poterlo amare di più. Siamo immersi da tante difficoltà che pensiamo di amare Dio, ma realmente non ci rendiamo conto che non lo stiamo amando come Lui vorrebbe. Quindi la prudenza ci aiuta a essere veramente capaci di discernere ciò che è giusto e ciò che è bene, soprattutto davanti agli occhi di Dio. La parola prudente nel greco significa sensato, di buon giudizio. Amen. E la parola prudente è anche sinonimo di parlare con moderazione. E un parlare con moderazione per un giovane è veramente il risultato della guida dello Spirito Santo in te. Quindi, giovane, per essere prudente è importante avere lo Spirito Santo come dono, promessa di Dio, affinché lo Spirito Santo possa guidarti in ogni eventualità di pericoli o danni che si possono presentare alla tua vita. Amen. Il giovane è soprattutto una persona molto impulsiva, è una persona che si fa coinvolgere da tante cose. Quindi, giovane, sii prudente ogni giorno della tua vita a non cadere in quello che è la tentazione di questo mondo. Amen. Quindi abbiamo detto che i giovani di natura sono impulsivi, appassionati, ambiziosi, alcuni sono anche arroganti. Amen. E la parola di Dio porta un'esortazione a parlare in modo sensato in tutte le aree della tua vita. Amen. Ci sono molte decisioni dove la prudenza è importante giornalmente per creare o distruggere un qualcosa. Ogni giorno noi possiamo creare un qualcosa o distruggere un qualcosa. Dipende molto dalle nostre decisioni, da delle decisioni prese con prudenza. E ogni decisione che tu prendi giornalmente porta a creare il tuo futuro, a formare il puzzle che Dio ha preparato per te. Il puzzle, tu puoi
avere i pezzi, ma non hai la foto completa, perché la foto completa del tuo puzzle, della tua vita, del tuo futuro, del tuo cammino, l'ha nelle mani il Signore Gesù Cristo. Quindi con la prudenza, con l'accortezza di servire l'Eterno, amen, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, di temerlo, amen, di amarlo, Lui ti aiuterà giorno dopo giorno, osservando tutto quello che Lui ti comanda, giorno dopo giorno Lui ti aiuterà a comporre il puzzle della tua vita, amen. Ed ognuno di noi, giovani, è veramente un grande esempio per questo mondo perverso. Quindi, parlando di prudenza, amen, ci sono tante aree dove si può parlare della prudenza nei giovani, ma voglio prendere il tempo di condividere con voi un'area molto importante, un'area molto delicata per il giovane, che sono le amicizie. Quindi vorrei parlare, con l'aiuto del Signore, della prudenza nella elezione, nella scelta delle amicizie. Le amicizie sono molto importanti per la tua vita, perché possono influenzare il tuo cammino, ma veramente la parola di Dio ti esorta ad essere tu influente verso gli altri in come camminare, quindi una buona testimonianza. Quindi la prudenza, dice anche Proverbi capitolo 13, amen, libro di Proverbi, allora, alleluia, ok, Proverbi capitolo 13, versetto, andremo al versetto 20, ora arriviamo al Proverbi, non avevo preparato questo verso, scusate, ok, eccolo qua, Proverbi capitolo 13, versetto 20. Amen. Dice la parola di Dio: chi va con i saggi diventa saggio, ma il compagno degli stolti diventerà malvagio. Andare con persone sagge e andare con persone con un certo stile di vita. E qual è lo stile di vita che devono veramente rispecchiare, che devono trasmettere le persone, le amicizie che tu stai scegliendo? È uno stile di vita conforme alla volontà di Dio. Fratelli, nel mondo ci sono molte persone che non conoscono a Cristo, ma hanno uno stile di vita che si avvicina molto alla volontà di Dio. Quelle persone possono essere veramente delle buone amicizie. Le persone negative, le persone che sono completamente contrarie alla volontà di Dio, possono essere veramente un ostacolo. Quindi la parola di Dio ti insegna ad essere prudente. La parola di Dio non ti dice di squalificare quelle persone come tuoi amici, però ti dice di essere prudente con quelle persone, perché possono essere molto influenti negativamente nella tua vita e portarti a un cammino sbagliato. Le persone intorno a noi ci possono influenzare per il bene e per il male. I tuoi amici possono influenzarti per il bene e per il male. Quindi la prudenza è importante, amen, per discernere un qualcosa che è buono e un qualcosa che non è buono. Per un giovane la difficoltà più grande, soprattutto per chi va a scuola, è dire no quando ti invitano, per esempio, a una festa, a fare un qualcosa, a provare un qualcosa che non va bene, che tu già sai che non va bene. La difficoltà più grande è dire no. È in questo caso che arriva veramente la guida del Signore in te. Quindi sii prudente quando ti fanno un invito, sii prudente quando ti fanno una proposta, abbi veramente l'attenzione di ascoltare al Signore, di avere il discernimento della conoscenza della parola di Dio che è in te, che può essere arrivata alla tua vita prima di tutto per mezzo della tua famiglia, poi per mezzo di ogni predicazione, di ogni studio del tuo pastore, del tuo leader. Amen. Quindi quella parola che tu ascolti non è una parola vana, è una parola che nel tempo ti porta ad essere prudente in alcune circostanze o situazioni della vita che ti si presenteranno, che può essere, ripeto, a scuola, per chi va a scuola, al lavoro o dovunque tu sia. Quindi attenzione a fare delle scelte, perché possono compromettere veramente il tuo camminare, la tua vita in Cristo, ma soprattutto, e dico ma soprattutto, anche la tua scelta. La difficoltà di rifiutare un qualcosa può essere un problema per te, per la tua amicizia,
Perché ricordati che noi siamo veramente responsabili anche delle persone che il Signore ci mette nel cammino, e quindi la nostra responsabilità verso queste persone è veramente portarli verso il cammino del Signore. La parola dice ancora in Proverbi capitolo 4, versetto 14: non entrate nel sentiero degli empi e non camminate per la via dei malvagi. Quello che dicevamo poc'anzi. Amen. E ogni giorno, come giovane, tu puoi essere influenzato da questa vita quotidiana, e ognuno di noi sa, amen, la direzione che sta prendendo la gioventù di questi tempi, dove l'immoralità è alta, dove non c'è rispetto neanche per i genitori, dove non ascoltano i genitori, ma anzi sono contro i genitori. Quindi è molto difficile vivere in questo ambito spirituale. Quindi il Signore dice non entrare nel sentiero, ed è curioso che questo camminare del mondo, questo camminare, se possiamo parlare dei giovani, stiamo parlando dei giovani, non lo chiama un cammino, lo chiama un sentiero. E il sentiero è veramente un percorso tortuoso, il sentiero è un percorso brutto, il sentiero è un percorso non sicuro, ma il cammino del Signore è un cammino certo, sicuro. Amen. Perché? Perché è il cammino di Cristo, e nel cammino di Cristo, Cristo è con te. Quindi non entrare nel sentiero degli empi, non camminare per la via dei malvagi. Quindi è importante non involucrarti, amen, in cose dove non bisogna andare. E tante volte la difficoltà grande è veramente dire no, amen. Dire no a un qualcosa che può veramente influenzarti. Può influenzare la tua mente, può influenzare il tuo cuore, può influenzare le tue scelte, può influenzare il tuo servire, può influenzare veramente ogni cosa che fa parte della tua vita in Cristo. Soprattutto, caro giovane, quando, per esempio, un fratello o una sorella, un papà, una mamma non sono in Cristo e ti spingono a fare un qualcosa che non rispecchia la volontà di Dio nella tua vita, dobbiamo imparare con l'aiuto e la saggezza di Dio, ad avere prudenza in una risposta giusta, amen, non impulsiva, non arrogante, ma con amore del Signore, a dirle: papà, mamma, questo non è corretto davanti agli occhi di Dio, eccetera, eccetera. Così anche nelle amicizie, amen. Quindi, leggendo questo proverbio, ci può venire al cuore veramente anche il Salmo 1, amen, che veramente parla, alleluia, del cammino. Amen. Salmo capitolo 1 è un salmo bellissimo che tutti conosciamo, che parla delle due vie, le vie dei giusti e le vie degli empi. Dice: beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, ma si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori. Beato quell'uomo, beato quel giovane che usa la prudenza, amen, nel scegliere con chi camminare, come camminare. Dice: ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e sulla legge medita giorno e notte. La prudenza, amen, arriva meditando la parola di Dio giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dal suo frutto, nella sua stagione, le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Tutto quello che farà è giovane, se conforme alla volontà di Dio, prospererà. Quindi tante volte la rinuncia, amen, il dire il no, allontanandosi forse da delle amicizie negative: ma io poi rimango solo. Non sei solo, perché sei prima di tutto Cristo è con te. Ma Cristo, portandoti a una solitudine, ti sta avvicinando a una moltitudine di amici che sono conformi al tuo modo di camminare. E come testimonianza, prima della mia conversione, carissimo giovane, io avevo tantissime amicizie. Tante, tante, tante. Due erano proprio carissimi amici, quasi fratelli. Ma quando è arrivato il momento per me, da parte di Dio, di entrare in questo nuovo cammino che Dio mi ha concesso veramente per mezzo della sua grazia, di entrare in questo cammino, e ho fatto la scelta, sono cominciati ad arrivare conflitti nella mia vita. Ovviamente i miei amici non sapevano di questo cambio, ma cominciavano a vedere cose diverse in me, e dove era la mia attenzione essere prudente nelle scelte che facevo giornalmente con loro, nelle loro decisioni che facevano ogni fine settimana, settimanalmente, gli incontri. E mi sono trovato veramente a una situazione che ho dovuto fare scelte grandi di rinunce,
ma è arrivato a un punto della mia vita che ho dovuto parlare soprattutto con il mio amico più caro e dirle, guarda che ho fatto questa scelta, questo tipo di cammino, ho dato la mia testimonianza, fratelli, ma è stato opportuno dire questo. Questo rapporto non capisco come, il perché, è svanito. Al giorno d'oggi, di tutti gli amici che avevo prima, forse 1/2 sono in contatto, ma è un contatto proprio una volta ogni 2 o 3 mesi per salutarci, per sentirci, come stiamo. Ma immaginate che colpo duro per me perdere tutte queste amicizie, ma anche rendermi conto che nel momento del bisogno, delle difficoltà, loro non erano più presenti. Solo per il fatto che gli ho detto che amavo Cristo e che stavo seguendo il suo cammino e volevo seguire il suo cammino, che mi ero compromesso con il Signore e che non avrei mai lasciato questo cammino per nessuna motivazione che potesse essere un'uscita con amici, con loro, in divertimento, in un pub, in una discoteca, quello che sia. Fratelli, ma ringrazio a Dio perché gli amici che ora ho in Cristo sono veri amici di cui uno si può fidare. Di cui uno può veramente, se ha bisogno di pregare, può chiamare e ci sono presenti. Quindi le scelte sono molto importanti giornalmente e la prudenza nel scegliere cosa fare giornalmente con le persone che sono intorno a noi è molto importante per la tua vita. Quindi è molto importante non ascoltare i consigli del mondo. Apparentemente sono consigli che tu reputi giusti per un amico, ma col tempo puoi accorgerti che quelle scelte ti portano ad allontanarti dal cammino del Signore. Proverbi capitolo 22, dal verso 24 al verso 25, dice ancora, amen, parlando della prudenza, alleluia, dice: non fare amicizia con l'uomo iracondo e non andare con l'uomo collerico, per non imparare le sue vie e procurarti un laccio per la tua anima. Attento, giovane, sii prudente con quelle persone che possano veramente hanno un atteggiamento troppo impulsivo, persone che innalzano per esempio una rissa. Attenzione a queste persone, amen, perché possono influenzare, quindi non apprendere a vivere come vive il mondo. Forse tante volte sei spinto a vivere come il mondo perché ti senti bene, perché ti senti giusto, perché non hai conflitti. Ma fratello, il conflitto, ricordati che il Signore non è venuto per portare qui veramente unione, ma è venuto per separare veramente ciò che è luce dalle tenebre, è venuto per portare divisione. Quindi, se tu sei veramente la luce di questa terra, non puoi convivere con le tenebre, non puoi convivere con l'oscurità, perché luce e oscurità non possono stare insieme, sono due cose distinte e contrapposte. E la cosa bella è che la luce scientificamente ha una spiegazione, si può spiegare, si può vedere l'origine, le tenebre no, l'oscurità no, perché l'oscurità è assenza di luce. Cristo è la luce. Cristo è la luce nella tua vita e tu sei veramente il portatore di questa luce. Quindi la luce non può condividere con le tenebre, ma la luce quando arriva nelle tenebre deve illuminare ogni cosa, portare alla luce ogni cosa. Amen. Quindi è importante, amen, le persone che girano intorno a te ti possono influenzare, ma è importante che sii tu a influenzare le persone. Se tu sei una persona che cammina in santità, cammina integra, facendo la volontà di Dio, temendo Dio, servendolo, amandolo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, tu sei portatore di luce e tu sei manifestatore, la manifestazione di questa luce. Quindi qualcosa accadrà. E quello che accadrà è che sicuramente chi è nell'oscurità non può stare con te, perché dove tu sei porti una testimonianza che porta alla luce tutte le cose che non vanno. Quindi il mondo, le amicizie di questo mondo, ti porteranno ad assomigliare a loro affinché tu non sia una differenza, ma sia un numero in mezzo alla moltitudine come tutti quanti gli altri. Quindi attento a prendere decisioni che possono veramente sembrare giuste per farti stare bene nei confronti degli altri. Fratello, giovane, la prima attenzione è che tu devi stare bene, a posto, nei confronti di Dio. Ricordati che il tuo cammino è un cammino verso la salvezza personale. Ogni giorno devi preservare
conservare la tua anima integra fino all'ultimo, fino a quando il Signore tornerà o fino a quando il Signore ti chiamerà. Quindi la prima importanza è veramente la prudenza nel tuo cammino giornaliero e personale. Non perdere il tempo in cose vane. Dedicati alla lettura, dedicati alla preghiera, dedicati al digiuno, dedica a servire il Signore come tu puoi servire il Signore, come il Signore ti spinge a servirlo nella sua chiesa, nella strada, affinché tu possa veramente essere una testimonianza per una persona, impattare una persona. E una volta che tu impatti una persona, un amico, non sei più solo o sola, ma sei già con una persona in più, un amico in più. Immagina due amici con la stessa mente e con lo stesso piano, con le stesse idee, con lo stesso modo di camminare, sono due, e ognuno dei due guadagna un altro amico, sono quattro, e così via. Potete capire come esponenzialmente si aumentano le amicizie in Cristo, ma stai portando anime a Cristo, anime alla salvezza. Quindi non sei solo. Il lavoro più difficile è cominciare tutto questo. E cominciare a dire: sono solo, ma io voglio guadagnare un amico in Cristo. Voglio guadagnare un amico in Cristo, perché se io guadagno un amico in Cristo, prima di tutto il Signore copre una moltitudine di peccati, ma tu sei già in due. Due persone che parlano la stessa lingua spiritualmente, due persone che vedono le cose spiritualmente uguali, e queste due persone produrranno un altro frutto e così via. E il gruppo si cresce, non diventerai più solo. Quindi attenzione. Sii prudente nelle scelte che giornalmente tu fai. Attenzione a non sentirti bene con il mondo, perché rischi di perdere tutto ciò che hai fatto fino in questo momento. Nel libro di Tito, capitolo 2, amen, dal verso 6 al verso 8, Tito parla ai giovani. Amen. Tito è un esempio grande di un uomo prudente in tutto ciò che fa, ma dal verso 6 al verso 8 parla dei giovani, e l'apostolo Paolo sta dicendo a Tito: esorta similmente i giovani ad essere moderati, ad essere prudenti. Amen. Ma questa prudenza non la possiamo insegnare se prima tutto questo non parte da noi. E per imparare ad essere prudenti, per imparare ad essere ubbidienti, per imparare ad essere e sottomessi, per imparare a servire il Signore, è necessario essere da soli affinché il Signore possa veramente togliere da noi ogni iniquità, renderci puliti spiritualmente davanti a Lui per insegnare tutto quello che noi stiamo imparando. Quindi dice nel verso 7 Paolo, parlando a Timoteo: presentando in ogni cosa te stesso come esempio, prima comincia da te. Non puoi pretendere che un'altra persona sia prudente, non puoi pretendere che un amico arrivi a Cristo se prima tu non sei prudente, se prima tu non stai camminando integramente, se prima tu non stai rinunciando a tutte le cose di questo mondo che possono contaminare il tuo cammino. Ti dice: presentando te stesso come un esempio di buone opere, mostrando nella dottrina integrità, dignità, incorruttibilità. Questo veramente è il prezzo che ognuno di noi deve pagare, amen, ma che porta veramente a un buon frutto, è veramente essere prudenti in ogni cosa che noi facciamo. E parla, fratelli, parla di buone opere, amen, parla di integrità nella dottrina, parla di dignità, parla di incorruttibilità, e dice ancora nel verso 8: un parlare sano e irreprensibile. Attenzione, affinché l'oppositore sia svergognato. Fratelli, vuoi veramente svergognare il diavolo? Vuoi veramente che il diavolo non ti accusi più? Ok, presentati prima di tutto come te stesso, come un esempio, con buone opere. Amen. E le buone opere non sono le cose fatte bene, non sono le cose buone, ma le buone opere sono le opere di Cristo che vivono in noi. Quindi Cristo è l'esempio di buone opere. Se Cristo vive in noi, noi dobbiamo fare le buone opere di Cristo, e che rappresentano la tua testimonianza, che sono la luce e portano persone a seguirti, ma porta anche, amen, all'oppositore ad essere svergognato, perché Satana è molto furbo. Lui
soprattutto parlando dei giovani, ti fa avere tutto ciò che tu stai chiedendo, ti fa sentire bene, quando lui già sa che ti sei allontanato dal cammino del Signore, tu neanche non te ne sei accorto, lui va davanti a Dio e ti per svergognarti. Ma il Signore dice, sii prudente in ogni cosa che tu fai, sii veramente integro nella sana dottrina. E la sana dottrina ti è stata inculcata, ti è stata insegnata, ti è stata piantata nel tuo cuore, praticala in tutto per tutto, al 100% ogni giorno, nel tuo modo di parlare, nel tuo modo di vestire, in tutto quello che la sana dottrina dice di essere santi, rappresenta veramente la parte importante della tua vita. La santità è importante, non la santità solo quando andiamo in chiesa, non la santità solo quando siamo davanti alle nostre autorità, la santità che chiede il Signore soprattutto nella vita quotidiana di ogni giorno. Quindi con la santità, con l'integrità, con l'incorruttibilità nessuno ti può dire niente, ma quando le persone ti accusano è forse perché ti vedono come loro e possono accusarti, perché una persona prudente che cammina con integrità non può essere accusata di nulla, perché tutto ciò che fa sono opere buone, e le opere buone sono quelle cose che il mondo non conosce e dice, ma in te c'è un qualcosa di speciale, non vedo tutto quello che vedo giornalmente nelle altre persone, perché stai compiendo opere buone. Quindi dice, non avendo nulla di male da dire a vostro riguardo. Se stai passando un momento difficile, giovane, dove tutti sono contro di te, dalle grazie al Signore, dalle gloria al Signore, perché sei in un buon cammino, solo sii prudente, sopporta ogni cosa. Amen. Vai avanti, continua a produrre buone opere, perché sono il frutto di questo contrasto tra la luce e le tenebre, e nel tempo di Dio o guadagnerai anima a Cristo, o le persone intorno a te svaniranno e tu continui il tuo cammino, ma nessuno ti potrà accusare, nessuno ti potrà dire niente. Quindi l'atteggiamento, amen, che devi avere è un atteggiamento contrassegnato dalla saggezza di Dio giornaliera, dalla sapienza di Dio, affinché ti puoi rendere testimone di Cristo. Amen. Quindi è importante la prudenza giornaliera, è importante non mischiarsi con questo mondo. Amen. È importante, amen, fare attenzione a tutto quello che giornalmente sei veramente esposto. Amen. E c'era veramente un verso, se riesco a trovarlo, credo che era in Giacomo capitolo 4. Amen. Versetto Giacomo capitolo 4, dal verso 4 al verso 5, dice: adulteri, adulteri, non sapete che l'amicizia del mondo è in amicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Amen. Dice: pensate che la scrittura dice invano, lo spirito che abita in voi ci brama fino alla gelosia. Oh, se veramente Cristo in te, amen, questo desiderio di Cristo veramente ti porta ad essere geloso delle cose del Signore, ma ti porta a una prudenza tale che veramente hai il discernimento in ogni cosa. Non possiamo, non si possono servire due padroni, o serviamo il mondo o serviamo a Cristo. Ma ricordati sempre che la parola dice che sei stato comprato a caro prezzo, quindi appartiene a Cristo, che tu lo voglia o no. Se tu hai scelto, deciso di camminare nel cammino del Signore, ti sei battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei tuoi peccati e hai ricevuto il dono dello Spirito Santo, appartiene a Cristo, è stata una tua scelta, perché il Signore ti ha permesso di ravvederti dei tuoi peccati, il Signore ti ha fatto riconoscere che sei peccatore davanti a Lui. Quindi tu hai scelto di cambiare questo stile di vita, e se tu hai scelto di cambiare di questo stile di vita, di allontanarti dalla vita che il mondo fa, perché ritornare a fare le stesse cose? Perché ritornare a servire il vecchio padrone, se posso usare questa parola? Sii prudente alle scelte che ti si propongono giornalmente, nella scuola, nel lavoro, ripeto, a casa, anche a casa, nella famiglia. Sii prudente. Amen. Quindi non possiamo dire di essere amici di Dio, ma allo stesso modo essere amici del mondo facendo le stesse cose che fa il mondo. Dobbiamo portare una differenza, dobbiamo portare un esempio. Siamo proprietà di Dio. Questo non significa che non devi parlare col mondo, questo non significa che non devi avere amici nel mondo. Sii prudente nella scelta degli amici e come interagisci giornalmente con i tuoi amici. Amen.
Quindi è importante, per andare verso la conclusione, parlando della prudenza, qual è la prudenza che devi avere giornalmente? Devi veramente marcare, creare dei limiti intorno a te spirituali, dove se le persone vogliono essere tue amiche, possono arrivare fino a un punto, ma se vogliono entrare nella intimità con te, imparare a conoscerti di più e vogliono entrare oltre questi limiti, devono essere persone conforme alla volontà di Dio, che vedono come vedi te, che camminano come cammini te, affinché entrando nel tuo giardino, nel tuo terreno, non possono essere di contaminazione, ma possono essere solo di aiuti a far prosperare e tu prosperare il loro giardino. Quindi poni dei limiti con le persone, impara a dire fino a qui va bene, oltre no. Parla chiaro con le persone, sii chiaro fin dall'inizio, perché è tutto l'inizio che fa la differenza. Quando uno è chiaro all'inizio avrà meno problemi dopo, ma quando si presentano problemi è perché all'inizio non c'è stata chiarezza nel parlare francamente con le amicizie. Quindi non è entrata la prudenza, ma è entrata veramente la stoltezza. Amen. Quindi è necessario un equilibrio nella nostra vita. Nella vita di un giovane è necessario un equilibrio. Non si può essere troppo estremisti verso Cristo, troppo estremisti verso il mondo, o un equilibrio. Un equilibrio affinché tu sia un esempio visibile. Amen. Affinché tu sia veramente un esempio che può dare un consiglio, amen. Che non sei una persona vista come un'ipocrita che dice una cosa e poi la tua vita ne rispecchia un'altra, amen. Quindi devi essere, ti devi presentare, amen, come un ambasciatore di Cristo. E la prudenza ti aiuta a presentarti come un tipo, come un modello per le altre persone, come un esempio di buone opere, amen, che si manifestano come la luce di Cristo. Amen. Per concludere, ringraziando a Dio con questo, leggeremo prima di Pietro, capitolo 2, versetto 12, dove dice: comportatevi bene fra i gentili affinché là dove vi accusano di essere dei malfattori a motivo delle vostre buone opere che avranno osservato in voi, possano glorificare Dio nel giorno della visitazione. Amen. Quindi attenzione a come ti comporti fra la gente di questo mondo, in mezzo a quelle persone che ti stanno accusando, amen? Che ti stanno accusando che non sei una buona persona, che non servi a nulla, o sei troppo santo, o sei troppo di là. Sono tutte accuse che possono arrivare alla tua vita. Attenzione, dice la parola, a comportarvi bene fra queste persone, affinché, dice la parola, a motivo delle vostre buone opere, di come ti comporti, di come ti atteggi, a motivo della tua prudenza, avranno e potranno vedere in te un qualcosa che li porterà a glorificare Dio. Questo è il tutto del tutto, caro giovane, lo scopo di ogni giovane, amen, in questa società difficile, è veramente nelle difficoltà, in quello che dicono di te i tuoi amici, in quello che dicono di te i tuoi familiari che non sono convertiti, che non la vedono come te. In tutto questo, dice la parola di Dio, comportati bene, amali, rispettali, abbi sempre una parola gentile, abbi sempre una parola soave, abbi sempre una parola di incoraggiamento. Usa la prudenza di Dio affinché queste persone possano osservare le buone opere in te e possano cominciare a glorificare a Dio. Questo è il tutto per il tutto, caro giovane, che era nel mio cuore. La prudenza è molto importante. Sulla prudenza ci sarebbe tanto da parlare, tanti versi, ma veramente voglio ringraziare a Dio in questo momento, amen, per tutto quello che Dio sta facendo per mezzo di te, giovane. Sei veramente importante per il Signore. Sei in un processo difficile, ma con la crescita spirituale vedrai grandemente la mano del Signore nella tua vita, nella tua famiglia, a scuola e dove lavori. Perché Dio è un Dio meraviglioso. Il Dio che noi serviamo è un Dio che non ritira le sue promesse. Le sue promesse sono sì, amen. Come abbiamo detto all'inizio, amen, in Deuteronomio capitolo 10, se ricordo bene, versetto
Alleluia. Non ricordo il verso, era Deuteronomio capitolo 10, versetto 12. Se lo possiamo rileggere prima di concludere. Alleluia. Deuteronomio capitolo 10, versetto 12 e 13 dice: E ora Israele, alleluia, che cosa richiede da te l'Eterno il tuo Dio, se non di temere l'Eterno il tuo Dio, di camminare in tutte le sue vie, di amarlo e di servire l'Eterno il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, e di osservare per il tuo bene i comandamenti dell'Eterno e i suoi statuti che oggi ti comando? Tutto ciò che l'Eterno, il nostro Dio, ti chiede, sii prudente, temilo, cammina nelle sue vie, amalo, servilo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e osserva i suoi comandamenti. Che Dio ti benedica, un saluto dal ministro Alessandro, incaricato della opera Urebbi Milano, e concluderemo questo studio pregando al Signore e con questo bel canto che possa incoraggiarti a dirle: Signore, parlami, parlami nel nome di Gesù. Signore, ti ringrazio, Padre amato, Dio della gloria, Dio onnipotente, oh sovrano, Signore, alleluia, alleluia, Signore, a colui che appartiene ogni cosa, Signore, a colui che appartiene anche la vita di ogni giovane, Signore Santo. Noi ti ringraziamo, Padre amato, per questa parola, Signore, per questa parola che è arrivata al momento giusto per qualcuno che all'ascolto, Signore. Aiutalo, Signore, aiutalo, Signore Santo, a vincere gli ostacoli di questo momento, Signore, a resistere alle tentazioni, a resistere alle calunnie, a resistere agli insulti, Signore, a resistere ad ogni opposizione, Signore, affinché il nemico, Signore, della nostra vita, delle nostre anime, possa essere svergognato, Signore, affinché il nemico possa tacere, Signore. Aiuta, Signore, ogni giovane in questo momento, Signore Santo, ad allontanarsi dalle amicizie di questo mondo che possono essere d'inciampo, Signore Santo, nel suo cammino, Signore, ma aiutalo ad avvicinarsi prudentemente a quelle anime, a quegli amici, Signore, che tu hai scelto per lui, affinché lui possa avere un nuovo amico in Cristo, Signore, con questo nuovo amico in Cristo, alleluia, conosce nuovi amici in Cristo, affinché questo piano continui ad andare avanti, portando alla salvezza tutti questi giovani, Signore, che tu stai chiamando, Signore Santo. Ti ringraziamo una volta in più, Signore Santo, nel nome di Gesù per questa parola, e ti chiediamo nel nome di Gesù, Signore, parlaci una volta in più, parlaci, Signore Santo, affinché possiamo ascoltare audibilmente la tua voce come guida nella nostra giornata, Signore. Ti chiediamo tutto questo nel nome prezioso e glorioso del nostro Signore Gesù Cristo. Un saluto dal caro fratello Alessandro a tutti. Dio vi benedica.